Ancora oggi la facciata del Palazzo degli Uffici dell'Eur riporta questa iscrizione. La Terza Roma si dilaterà sopra altri colli, lungo le rive del fiume Sacro, sino alle spiagge del Tirreno. Era una vecchia idea di Mussolini, che aveva in mente di progettare e fondare una nuova Roma protesa verso il futuro e verso il mare, che attraverso monumenti, strade, edifici, rappresentasse la proiezione di una romanità futuristica e moderna. La nuova città non poteva essere soltanto opera di sventramenti e ricostruzioni all'interno dell'antica cinta muraria. Non poteva concludersi necessariamente entro il perimetro ristretto della Roma di un tempo. Doveva semmai espandersi, conquistare nuovo terreno e protendersi verso il Tirreno. Così, dopo la politica degli abbattimenti e degli sventramenti operati dal fascismo negli anni 30, si prese in considerazione l'idea di aprire i confini della città e di espanderla verso il mare. L'occasione per la realizzazione del progetto si presentò quando il regime, nel 1935, chiese ed ottenne la designazione di Roma quale sede dell'Esposizione Universale del 1942. Fu lo stesso Mussolini che indicò il luogo dove costruire le strutture a carattere stabile che dovevano essere utilizzate per l'Expo. A 6 km a sud di Roma, vicino alle Tre Fontane, sarebbe sorta la Terza Roma, una città vera, reale, senza padiglioni temporanei. Panoramica dell'area di oltre 410 ettari, dove comincia a delinearsi quella che sarà la grandiosa esposizione universale del 42. Spiccano già nella loro maestosa architettura la candida mole del Palazzo degli Uffici e quella imponentissima del quadrato Palazzo della Civiltà Italiana ad archi sovrapposti, dell'altezza complessiva di 60 metri. Il grande plastico offre all'occhio dell'obiettivo una previsione di quello che sarà l'assieme monumentale dei principali edifici che rinnoveranno nella Roma mussoliniana del ventennale dell'era fascista la magnificenza edile dell'urbe dei Cesari. L'urbanistica fascista doveva rispondere ad una precisa politica di propaganda e promozione del regime, che individuava nella città di Roma la futura capitale della civiltà universale. Il Mussolini costruttore aveva già fondato 5 nuove città nell'Agropontino dopo la bonifica dell'area, ma serviva un'opera urbanistica più imponente, un progetto dal forte simbolismo monumentale che consegnasse il duce alla storia come il fondatore della nuova Roma. La più bella stasera, Mario, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario.
so che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si urla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Marilu, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario. Si lavora alacremente alla costruzione degli edifici che delimitano la Piazza Imperiale, centro dell'esposizione universale del 42. Presso il Palazzo della Civiltà Italiana già sorgono il Palazzo degli Uffici, quello dei congressi, dell'arte moderna, degli studi e dell'arte antica. Possenti travature si profilano con geometrica armonia. Numerose altre architetture già anticipano alla vista lo spettacolo di classica bellezza che sarà costituito dal vastissimo complesso di queste imponenti costruzioni. Il massimo esponente del progetto dell'EUR fu l'architetto Marcello Piacentini, che attraverso un'architettura razionalista e geometrica aveva il compito di eternare la nuova Roma attraverso la monumentalità e la grandiosità degli edifici. La via Imperiale, oggi via Cristoforo Colombo, venne progettata dallo stesso Piacentini per unire la città storica con la nuova Roma e Ostia. Lungo il percorso della strada dovevano essere costruite piazze, edifici ed uffici pubblici, immersi tra il verde dei parchi e le fontane. I lavori ebbero inizio nel 1937, quando vennero costruiti i quartieri per gli addetti ai lavori e gli operai. Il 28 aprile di quello stesso anno, Mussolini piantò un pino romano nel terreno su cui doveva sorgere la Roma moderna. Ma a causa dell'entrata in guerra dell'Italia, il progetto non venne portato a termine e l'esposizione universale non ebbe mai luogo. Thank you.
Dio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentire. Tanto appassionate, son timide carezze profumate, abbassa la tua radio per favore, perché io son gelosa del mio amore. Senza dir stupide parole, ogni donna sa capir quello che si vuole. Se una smania ti prende, son qui, dammi un bacio e ti dico di sì. Thank you.
Nei luoghi dell'E42 hanno trovato tetto 210 bambine giuliane dai 5 ai 16 anni. Hanno perduto la casa nei paesi strappati alla patria. L'Italia ha saputo restituire almeno un'equa parte di gioia. Vengono dai campi i profughi, per fortuna stanno dimenticandoli. Io vorrei ritornare dalla mia mamma. Io vorrei una bicicletta, però ho un desiderio molto più grande. Quale? Quello di ritornare in Istria. Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. I lavori di ultimazione dell'intero quartiere, con varie modifiche rispetto ai progetti originali, vennero ripresi soltanto negli anni 50 in vista delle Olimpiadi del 1960 e furono realizzati anche il Palazzo dello Sport e il Velodromo Olimpico. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con me. Thank you.
Forse nella iscrizione sul Palazzo della Civiltà Italiana al popolo di poeti, artisti, eroi, santi, scienziati, navigatori e trasmigratori si sarebbero potuti aggiungere a buon diritto gli architetti.